direttore, riapriamo dopo un periodo un po' complicato per il teatro, una grande stagione si preannuncia. Abbiamo già riaperto. No, abbiamo riaperto, sì, no, abbiamo riaperto mesi fa per completare la vecchia stagione che era stata interrotta dall'evento bellico, però grazie a Dio è stato tutto andato bene, il teatro, come abbiamo mille volte detto, non aveva avuto personalmente nessuna conseguenza dal crollo, era solo che bisognava ripulire per poter riaprire, è stato fatto molto bene, la stagione è ripresa ed è finita molto bene, adesso ce n'è un'altra alle porte che ha un significato particolare proprio perché è la prima intera stagione che verrà portata avanti dopo quell'interruzione, quindi è una stagione nella quale credono molto sia gli attori che devo dire puntuali e numerosi saranno qua anche nella prossima stagione, sia la direzione, anche perché insomma nessuno lo conta, ma tenere un teatro chiuso 4 mesi, anche se per causa di forza maggiore, è un danno non indifferente. Anche da... Si può anticipare qualcosa della stagione? Che stagione sarà? Ci saranno elementi di differenziazione rispetto agli altri anni o si mantiene su quello standard? Grandi cabarettisti, grandi personaggi? Di tutto, come sempre nel Castellone dell'Olimpico ci sono appuntamenti importanti con il balletto, con la musica classica, con le grandi orchestre e appuntamenti con attori. Grandi cabarettisti, barettisti, vabbè, c'è Battista, ci sarà a fine stagione Lillo e Greg, ma ci sono poi molti altri, ci sono dei musical importanti, c'è Claudio Insegno con Jersey Boys, insomma ci sono, c'è un po' di tutto che è la caratteristica dell'Olimpico, accontentare una fascia di pubblico abbastanza ampia, però sempre con cose di qualità, quindi la stagione è assolutamente composta da spettacoli di qualità fatti per accontentare un po' tutti, dai bambini con i grandi insieme con Super Magic appunto fino alla danza classica. Com'è cambiato il pubblico negli ultimi anni? È cambiato un po' o è sempre lo stesso? Come risponde? Ma non è che sia cambiato fisicamente, diciamo che c'è una parte di pubblico che è ritornata a teatro, cioè non è che sono cambiati quelli che ci stanno. La gente ha riscoperto il piacere del teatro e quindi il teatro in generale vive una stagione di soddisfazione, cioè chi fa spettacolo e poi vede la sala piena è chiaro che è felice, non solo chi lo gestisce il teatro è felice se la sala è piena, ma anche chi ci lavora. E devo dire che grazie anche alla qualità, agli sforzi dei direttori artistici, eccetera, il teatro sta vivendo una stagione felice di nuova giovinezza, che speriamo rimanga, perché poi in Italia come una cosa comincia a andare bene c'è subito chi poi provvede a cambiare le cose. Direttrice, poi entreremo nel dettaglio del programma, io però la domanda gliela devo fare, è cambiato l'interlocutore istituzionale, al comune c'era per la prima volta una donna sindaco, oggi è il primo giorno ufficiale, mettiamola così, un appello al sindaco, che cosa chiederebbe se lo troverebbe qui, da uomo dello spettacolo intendo, non personalmente come cittadino? Io spero che il sindaco o la sindaca, ancora non ho capito, o la sindaca, non ho capito come si dice, sia, credo, una persona attenta alle istanze culturali. In una città gli spazi di cultura sono fondamentali, gli spazi teatrali sono al primo posto nella graduatoria degli spazi culturali, quindi dovrebbe avere grande attenzione verso le realtà teatrali. Mi auguro che sia così, spero che sia così, penso che sia così, perché se, come lei ha detto, la cultura è una sua priorità, all'interno di quella priorità, la priorità della priorità sono i teatri, quindi... Se ne è parlato molto in campagna elettorale dei teatri che a Roma rappresentano un problema, tanti ne chiudono, qualcuno prova a riaprirlo e vengono sgomberati, mi riferisco al Teatro Valle ad esempio. Però anche non si possono gestire i teatri con le occupazioni, i teatri devono avere un programma, devono essere organizzati, devono avere quando possibile anche degli aiuti, delle sovvenzioni e devono avere un'identità, no? Se no un teatro occupato è una cosa che non si sa che è, invece ogni teatro deve avere una fisionomia, un cartellone che lo distingua, un pubblico che lo riconosca e lo ami. Se il comune può aiutare a fare questo è il benvenuto, certo gli spazi ci sono.